Anche l'Istituto Comprensivo di Policastro Bussentino partecipa all'iniziativa Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e le classi quarta e quinta delle primarie hanno percorso le vie del paese per testimoniare la loro vicinanza alle vittime innocenti, morte per mano della mafia, e alle loro famiglie. Ricordarli tutti è un dovere civile, per rammentare sempre che quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera. Mentre le classi terze di questo istituto in questo momento sono a Salerno per partecipare alla manifestazione di Libera, noi della scuola secondaria di Policastro ci siamo organizzati in questo modo. Alle 9:30 usciremo per le vie del paese con il manifesto con il logo di Libera e alcune figure di morti, di vittime innocenti della mafia. Poi, dopo aver sfilato, ritorniamo a scuola per assistere in contemporanea alla lettura delle vittime di mafia che avverrà sempre in contemporanea in tutti i luoghi d'Italia dove si svolgeranno le manifestazioni. Abbiamo voluto fortemente questa partecipazione, anche la nostra dirigente ci tiene molto, per sensibilizzare i ragazzi ad avere proprio il concetto di giustizia e legalità. La scuola ha scelto proprio Siani come rappresentante simbolo di questa giornata. Come mai questa scelta? La scelta proprio perché soprattutto la scuola è informazione, il giornalismo anche informazione, quindi i ragazzi diventano consapevoli che essere testimoni di un accadimento, di una cosa che succede, deve essere poi riportata, si deve avere il coraggio di riportarla, di farla conoscere anche agli altri, perché sennò poi diventa connivenza, proprio perché l'educazione alla legalità è anche questo, uscire dalla connivenza. La nostra scuola appunto è attenta a tutto quello che è l'ambiente circostante, perché noi dobbiamo far sì che i ragazzi diventano competenti, acquisiscano le competenze per poter agire nella realtà e cambiarla a loro modo. Questo è il compito della scuola, il compito soprattutto che la nostra dirigente De Biase si propone. Alla manifestazione hanno aderito anche le scuole elementari di Policastro. Come hanno reagito i ragazzi alla notizia di questa iniziativa? Beh, certamente, insomma, sono problematiche abbastanza importanti, però con parole semplici sono riusciti a capire che la mafia deve essere combattuta con la giustizia e la legalità sicuramente.